Buongiorno, buon inizio settimana. Oggi è lunedì e iniziamo con la quarta settimana di 4 di svuota la spesa settimanale. Partiamo con panetteria, il forno, 4 schiacciatine e questo pezzo di pane, 4 euro, più 4 euro di fagioli, super non convenienti, però pace, ormai questo ce lo mangeremo stasera. E a pranzo mangiamo pasta e legumi, ho preso i cannellini. Però ero curiosa di provarli e quindi l'ho voluto provare. Vabbè. Segniamo 8 euro, iniziamo a segnare 8 euro e ci vediamo poi, penso, con la spesa quella settimanale un po' più sostanziosetta nei prossimi giorni. Ciao a tutti, eccomi! Oggi è martedì, ho fatto la spesa quella un po' più grande. Mi dispiace se sentirete il rumore di sottofondo del fornello, ma è tardi, è quasi è mezzogiorno e 35 e devo preparare il pranzo, altrimenti si va troppo in là. E sono stata alla Coop, ho utilizzato i buoni, ho scalato 10 euro su 60 di spesa ed è per questo motivo che di alcuni prodotti ho preso doppioni. Ovviamente, come vi dico sempre, questo è il nostro metodo, il mio metodo. Io prendo più di un prodotto se davvero so che la settimana dopo lo andrei comunque a ricomprare. Allora mi anticipo se ci sono delle motivazioni valide, uno sconto effettivamente consistente, oppure come in questo caso il raggiungimento di una cifra per togliere 10 euro. Quindi il mio totale di questa spesa è 51,20 euro, sarebbe stato 61,20 euro, ma appunto ho tolto 10 euro ed è 50. C'è anche la finestra aperta, c'è una tormenta in corso, c'è vento, ma tengo aperto perché così circola aria. Inizio dai surgelati, proprio al volo che avevo già messo nel congelatore. Ho preso due minestroni leggerezza della Orogel e due passati di verdura, uno che ho appena messo a scaldare e uno di scorta. Questi appunto sono gli esempi di prodotti che sono certa che non è che fanno la muffa nel congelatore, ma che sfrutterò. Il passato di verdura Orogel, no scusami, scusatemi, il minestrone in realtà era scontato, 2,20 euro, e il passato di verdura aveva lo sconto, quello là dell'inflazione, eccetera eccetera. Poi passo ai freschi. Allora, 3 litri di latte, ho prendo questo qua fresco perché adesso conviene di prendere questo parzialmente scremato, 1, 2, 3, 1,21 euro. Ci sarebbe da prenderlo o Lidl o Eurospin, meglio ancora perché è ancora più buono di quello della Lidl. Poi primo sale, perché settimana scorsa mi è piaciuto tantissimo, ci mangio due volte, e un anello, due io, insomma, ho ripreso perché lo mangio volentieri. Ho preso i fiocchi di latte per Nello, sempre marchio Coppe, ho ripreso la classica mozzarella per la pizza e anche la scamorza per la pizza, però stavolta ho preso questa qua, invece della bustina verde ho voluto provare questa per sentire se c'è una differenza di sapore. Poi di carne ho preso arrosto di questo arrosto di pollo, sempre che vi ho fatto vedere la settimana scorsa, l'ho utilizzato per farmi il panino per mangiare cioè l'ho mangiato sul treno. Mi dà fastidio a me il fornello, quindi immagino voi, vi ho detto no, mi dispiace il fornello, bene, mi stava traforando le orecchie a me personalmente. Buonissimo, mi è piaciuto un sacco e quindi ho preso due buste. Lo mangio nel caso una volta a settimana. Poi il pollo, petto di pollo, 711 grammi, l'ho pagato 5,96 euro. Penso di rifarlo come ho fatto la settimana scorsa, ho fatto una specie di curry di pollo e zucchine tutto insieme, tanta roba, mi è piaciuto tanto, me lo mangerò penso domani sera. Poi ho ripreso un'altra confezione di filetti di tonno, che ancora questa settimana non abbiamo mangiato tonno, e l'altro l'avevo preso al naturale, questo l'ho preso all'olio, e così almeno per diversificare, 3,90 euro mi pare. Due marmellate, allora una
di questa qua, della Coop. Vi dico la verità, quella che costava meno ho preso al volo, perché Mattia voleva fare la crostata mummia per Halloween, voleva fare la crostata mummia, e quindi ho detto prendo una marmellata così. E poi ho ripreso una marmellata di fragole, questa qua della Benessere, sì, 2 euro, 1,99 euro, 2 euro. Poi banane, che Nello si era scordato di prenderle venerdì scorso. Ho preso i broccoli, 3 euro di broccoli, 2,95 euro, che costano 2,48 euro al chilo. Nei miei svuota la spesa del 2019 mi pare che vi dicessi che costavano 1,48 euro al chilo, rendiamoci conto, top proprio. Ah, per pranzo appunto ho comprato il riso, perché mangeremo questo, quindi lo metto qua, perché dopo lo peso. Poi zucchero e farina, perché ho fatto la zuppa inglese alla mamma e qualcuno la decorava con la meringa all'italiana. Per la meringa all'italiana un quarto di riso è, sì, di riso, di zucchero è andato via, e quindi ho detto vabbè, lo ricompro, perché un po' ho usato per il pan di Spagna, un botto per quello, che ho detto vabbè, lo riprendo, che io lo uso solo per fare i dolci. Un chilo di farina 00, perché appunto voglio fare la crostata, comunque ecco, non ho scorte, vado. E poi la fecola di patate, perché se non mi sbaglio mi era quasi finita questa qua. Poi una Pepsi Zero, settimana scorsa non l'ho bevuta, ho fatto salto sabato perché mi ero scordata di comprarla e la nutrizionista mi aveva detto di... cioè non mi aveva inserito nessuna cosa del genere, anche perché a me piace praticamente solo la Pepsi Zero, e non è che mi piace da dire me la devo bere, perché cioè tipo se mi dici la pizza, no, me la devo mangiare, la Pepsi Zero sti cavoli. Bolle l'acqua, aspettate, peso il riso, lo butto e continuo a farvi vedere la spesa, scusate ma c'ho fame. Poi continuiamo, ho preso il caffè qualità rossa che era scontato del 40%, 3,90 3,80, le uova sempre queste qua, che anche lì pan di Spagna, crema così, crema così, insomma ho fatto fuori non so quante uova, una focaccina per i bambini, tra l'altro questa scadenza che va fino sabato domenica, ora non mi ricordo preciso del 29 quando è, forse domenica, però quindi se non la mangiano oggi la mangiano domani, dipende di cosa hanno voglia anche per merenda. Pacco classico di tovaglioli, perché ho messo su l'ultimo ieri e quindi l'ho preso, e questi che prendo sempre sono buonissimi, li abbiamo mangiati anche ieri. Dovevo dirvi una cosa a proposito dei cannellini di ieri, appunto li ho fatti con la pasta e cannellini e fagioli. No raga, cioè ritiro tutto quello che ho detto, cioè veramente non li riprenderemo mai più, no, valgono tutti i soldi che costano, sono buonissimi, anche perché essendo del forno sono cotti al forno, sono venuti una crema, avevano un sapore meraviglioso e penso che vorrei prenderli una volta a settimana perché meritano. E considerate con quel sacchetto che loro chiamano tre romaioli ci abbiamo mangiato io, Nello e i bambini, io e Nello a pranzo, i bambini a cena. Ai maschi, a tutti tranne me, l'ho fatto col pomodoro macchiato perché piace di più, io lo preferisco in bianco e quindi me lo sono fatto in bianco, ma riprenderò perché cioè veramente buonissimi, merita. E alla fine cioè, perché uno dice vabbè la lattina mi costa così, però quelli sono cotti al forno e soprattutto sono già cremosi, non li dovete neanche ripassare per niente in pentola, in padella, eccetera, eccetera. Buonissimi, buonissimi. Cioè io sì, li ho messi un attimo con un pizzico di sale perché non hanno sale, ma vabbè. L'ultima cosa che ho preso, due confezioni di cornetti per Mattia. Aveva ancora qualche cornetto di avanzo della settimana scorsa, però sempre per lo stesso motivo, comunque tanto so che Mattia è abitudinario e... 5 mattine, poi specie d'inverno piace più così, d'estate è più tipo yogurt, cereali, infatti se ci fate caso c'è meno yogurt in giro, ma perché lo chiede di meno. E va bene, basta, questa è stata la spesa totale, ve l'avevo già detto, ci si vede nei prossimi giorni, sono curiosa di fare il totale di tutto, in questo video vedremo il totale di tutto e questo è il video decisivo qua, quanti più like e commenti avrà questo video fatelo esplodere, perché
comunque è stato un bel impegno in questo mese per me, ogni spesa, accendere la fotocamera. Ora intendiamoci, non è che sono andata a fare chissà che cosa, non mi viene in mente neanche cosa, però comunque ecco, dovuto prestare particolare attenzione, ecco, va, diciamo così, ecco, non è banale, non è da dire vi faccio vedere una spesa così a caso e do coio coio come viene viene. Quindi spolliciate, lasciate un commento e iniziate a tirare e indovinare su quanto posso aver speso in questo mese. Secondo me sono indecisa su 500 e qualcosa o 600. Cioè, ancora deve finire la settimana, quindi non è che c'è veggenza, però tra l'altro la settimana scorsa devo finire di fare il conto, perché ora che avete visto il video della terza settimana c'è già sul canale, lo potete recuperare nel caso ve lo foste perso, però ancora il conto non l'ho fatto. Comunque direi 500 e qualcosa, comunque il centinaio è sui 500. Voglio sapere secondo voi quanto abbiamo speso, e se voi sapete quanto spendete voi di spesa fatemelo sapere. Ogni tanto lo ricordo, noi siamo quattro in famiglia, mangiamo tutti sempre a casa. Oh, santa pace! Dicevo, siamo in quattro in famiglia e i bimbi 5 giorni su 7 mangiano a scuola. Buongiorno, oggi è giovedì, segniamo qua 4,20 € al forno per il pane e le schiacciatine. Allora, il pane è bello grande, visto che ho la bilancia qua, lo voglio pesare. 640 grammi integrale per stasera e poi appunto le 4 schiacciatine al latte per i bambini. In realtà tra oggi pomeriggio e domani avrei intenzione di ripassare alla Coop, perché sono cambiate delle offerte, vorrei prendere altre marmellate. Hanno messo in offerta la Rigoni classica, poi lo yogurt greco che è finito, ne aveva fatto la scorta ed è finito. Stavo vedendo, ammirando il panorama di pioggia e di diluvio. A Prato piove da 10 giorni, hanno previsto pioggia per altri 10, cioè nel senso. Comunque niente, ci vediamo alla prossima spesa. Rieccoci, allora, oggi è venerdì, quindi appuntamento di frutta e verdura. Sempre tutto quanto by Nello, mentre io mi allenavo. Allora, totale per questa bellissima spesa di 25 euro. Qua abbiamo anche i nostri telefoni che non ci incastrano nulla. 2, 4, 6, 7 mele. Piccolina, giusto, uguale a quella del supermercato. Queste pere hanno un profumo, mi stanno facendo una gola pazzesca, ma devo aspettare merendina per mangiarle. Banane, piccoline. Piccoline, simpatiche. Dove arrivano? Non riesco a leggere, leggi te. Poi 4 finocchi, 3 limoni che ce l'ha regalati, 3-4 mazzi di broccoli, finalmente li ho riportati perché li ho presi al supermercato l'altro giorno e non è che non erano buoni, ma diversi. Un cavolo, carote. Quante sono le carote? Un chilo e mezzo. Belle queste carote. E ha preso anche pomodori perché avevano una bella faccia, pomodori da mangiare così all'insalata. Non ti riesci a leggere? Talmente scritto piccolino, non riesco a leggere. Alla fine sono... ce l'abbiamo fatta, Repubblica Dominicana. Certo, fanno dei piccoli viaggi le banane. Chiamo il bollino. L'uomo, l'Alessia di Prato ha detto sì. Una volta il bollino era blu comunque. E Chiquita è blu. Chiquita è ancora bella. Blu. Sicuramente ci stiamo facendo un po' di piano di cosa mangiare in questi prossimi giorni, perché questo fine settimana niente cena pranzo da mamma. Là c'è la scatola dei biscotti perché mi devo ricordare di riprenderli ai bambini. Mi tocca tenere il braccio così perché poi dici ti taglio la testa, le cose, vabbè. Tagliategli la testa! Sicuramente, perché una volta a settimana ho la carne rossa, penso di prendere il macinato, quello di bovino. Borghese. E penso domenica mangeremo quello, domani faccio pasta e broccoli, domani sera pizza. Comunque un'altra spesa alla Coop la faccio, perché abbiamo, c'è da decidere se farla su 30 o su 60 euro.
Paura che se di farla su 60 euro di comprare cose che attualmente non servono. Allo stesso tempo, boh, vabbè. Vi terremo aggiornati. Comunque, 25 euro. E eccomi allora, come preannunciato, spesona, che non volevo fare perché non è nelle mie corde fare così, lo sapete, però sinceramente la settimana prossima non farò il video, però invece di spendere 100, 120, 130 euro ne spenderò meno. E anche nelle settimane a seguire, perché abbiamo fatto scorta di cose che è sicuro che mangeremo, una passata di pomodoro in più, la pasta, ora vi faccio vedere tutto. Comunque lo scontrino ce l'ha Cristiano, da 63 abbiamo speso 53 alla Coop, abbiamo tolto appunto i 10 euro di spesa, 5 euro di buono ogni 30 euro. Allora, a pranzo abbiamo deciso di mangiare prima il pollo arrosto con l'insalata, alla fine è avanzato del primo sale, quindi mangeremo io e Nello il primo sale, i bambini qualcos'altro, poi l'aglio, lievito di birra fresco, sale grosso, le cipolle abbiamo preso queste qua dorate perché quelle tipo fresche erano, cioè 4 euro, 3 cipolle così, 4 euro, 3 cipolle. Le uova, 10, 3 litri di latte, ho ripreso la Pepsi, anche questa va nelle scorte perché per questa settimana in realtà ce l'avevamo, le ricottine piccoline per i bambini, questa qua per noi, il probiotico, che a me piace sempre molto, due yogurt greco da mezzo chilo, un altro tonno Rio Mare, 4 euro, abbiamo ripreso un altro olio, perché non è finito ovviamente, e insomma per altre due settimane saremo a posto, però dovevamo togliere e scalare quei soldi e volevo comprare cose intelligenti, quindi abbiamo preso l'olio. I bimbi hanno scelto questi come biscottini, questi per alcune merende, i datterini marzanini, servono anello, non mi ricordo per far cosa, poi ho preso una passata di verde e una origine, la densa, poi tre rigoni di Asiago, more di rovo, che erano in offerta, le fragole e fragoline di bosco e poi albicocche, sinceramente a me ispirava anche la pera tantissimo. E non escludo la settimana prossima di prendermela. Molisana in offerta, la nostra marca preferita, di pasta diciamo normale, bianca, i fusilli e i cubettoni filetti, poi integrale, gli spaghetti, penne queste qua che sono fantastiche, ciccione così, e anche le farfalle sono ganze perché sono belle rigate, i dischetti struccanti, assorbenti, lunghi e normali, tovaglioli, anche questi non servivano adesso perché l'avevo già ripresi, però ho presi, tre spugne e la carta igienica invece serviva perché era finita, prendiamo sempre questa qua. Questa è la spesa di 53 euro. Ora in realtà andiamo a comprare il pane, quindi in teoria dopo aggiungo anche qualche euro di pane. Mi vedete un po' così perché c'era un casino dell'80, ovviamente sabato mattina, c'era i buoni per tutti quanti da spendere, Nello la pazienza ce l'ha a zero, così, i bambini, cioè... Cristiano è partito col botto, ha iniziato a sparare roba a caso, quindi siamo fatti cambiare il salvatempo perché non andava più via, bla bla bla. Insomma, alla fine di tutto, dopo aver sopportato tutti, quando ero piena fino a qua, che mi stavano anche investendo nel parcheggio perché la gente prende, esce al retromarcia, se ne fotte, c'è il ciclo, mi fa e mio marito, capito come fanno loro? Cioè, prima uno è pieno, poi quando arriva il tuo turno che te dici basta, avete rotto fra tutti quanti, che vi sto sopportando da 3 ore, alla fine della fiera sei te, quando invece te hai sopportato. È sempre così, no? Cioè, l'ultimo... andiamo a comprare sto pane, va? Allora, pane preso, 3,30 euro, pane e schiacciatine, vi saluto così per adesso, perché poi il bello è che mi sono scordata al supermercato, dal tutto il tran tran, top, burro, olio di semi, cioè avrei preso altre cose, vabbè, lo stanca, burro, olio di semi, e albume.
Va bene. Rieccomi, riesco a concludere questo video soltanto oggi, quindi parto subito con il dirvi il totale di questa settimana, che è la quarta, ed è un totale di 144,5, e sommato a la prima settimana 110, seconda 138, terza 144,30, quindi ho fatto due settimane uguali, e questa ultima 144,5 danno un totale di 529,6, che arrotondiamo a 530 euro. Avrò perso qualche decimo qua e là, comunque siamo intorno ai 530 euro. Avrei intenzione, come vi dicevo già prima, di fare un altro esperimento, un altro mese di esperimento. Devo dire che il fatto anche di tenere traccia mi ha fatto fare tutte spese ancora più mirate, ancora più consapevoli, e ho avuto uno sprint in più, ma cioè proprio perché ne ho tenuto traccia. Una volta finito questo mese di test, sono sincera, non so più quanto sto spendendo. Mi è rimasta un po' la cosa di dire aspetta, ora me lo segno, però in sostanza non l'ho mai fatto. Quindi per il 2024 vorrei tenere traccia anche su... dove nella mia agenda, io ho un'agenda... ora non mi viene il nome, vabbè, questa con i dots, con i puntini, ah, il bullet journal, anche molto semplicemente così, ecco, prendere, aprire, scrivere 20, 60 e bla bla bla. Niente, siamo arrivati a conclusione di questo mese di percorso. Mi sembra di lasciare andare un pezzettino di non so cosa, boh, vabbè, io vi saluto e vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video.